Come far battere il cuore fino ad oltre 100 anni? Ovviamente è una frase provocatoria, però il punto è, molto seriamente, come garantire la longevità cardiovascolare? È stato studiato questo aspetto? Ebbene sì, nei ultracentenari sono state individuate alcune azioni che possono avere un ruolo sicuramente nella longevità cardiovascolare. Ovviamente in loro la genetica ha un ruolo importante, in tutti noi, e la genetica sicuramente riveste un ruolo fondamentale. Negli ultracentenari, ad esempio, è stato scoperto un gene che si chiama STK17A, pensate voi le sigle incredibili, che ha un potere incredibile, appunto, sulla gestire il DNA, regolandolo e sostituendo quelle parti, dicendo molto semplicemente, mancanti, favorire l'apoptosi cellulare, cioè quelle cellule che devono suicidarsi, è un suicidio l'apoptosi, cioè la capacità della cellula di decidere che è giunto il momento di eliminarsi, perché è inefficace. E poi questo gene ha una capacità di generare un basso numero di low density lipoprotein. Questa è la genetica. Per quanto riguarda poi quei fattori circostanziali che ci possono aiutare a mantenere sicuramente una longevità, sono il sovrappeso, ossia chi è in sovrappeso, anzi obeso, con un body mass index di maggiore di 40, per calcolare il body mass index basta andare su internet e si trova questo calcolo, ha una riduzione della vita di almeno 20 anni. Avete capito bene? Quindi un obeso ha un'aspettativa di vita inferiore alla normalità di 20 anni. Il grasso, soprattutto quello addominale, poi è strettamente correlato alla presenza di placche ateromasiche alle coronarie, quindi la circonferenza dell'addome non superiore a 102 negli uomini e non superiore agli 88 nelle donne è considerata un fattore protettivo, perché avere sopra questi numeri è un fattore di rischio cardiovascolare, in quanto correlato molto probabilmente a presenza di ateromasie, di aterosclerosi a livello delle coronarie. Poi, altra azione per garantirsi la longevità cardiovascolare, la alimentazione. Ne parlo tantissimo nella mia canale, andate a vedere il piatto CardioChef, quei 5 cibi che messi insieme hanno provato statisticamente di ridurre del 99% il rischio di infarto cardiaco. L'ho chiamato piatto CardioChef per dare un senso, un acronimo, un neologismo a questa cultura di alimentazione. Attività fisica. L'attività fisica, intensa o non intensa, comunque costante, è un fattore causale riducente del 23%, pensate un po' voi, di tutte le malattie, di tutte le cause di mortalità. Attività fisica costante. La cosa successiva è gestione delle emozioni. E l'importanza è davvero fondamentale, pensate un po' voi, la gestione delle emozioni. Ossia quella considerazione dei fatti, delle evenienze che ci accadono, in modo assolutamente fondamentale. Abbiamo scoperto che nel cuore esistono delle cellule che prima pensavamo fossero solo del cervello, dell'ipotalamo, ossia sono quelle cellule che secernono, pensate un po' voi, l'ormone del benessere, l'ossitocina, che tipicamente è secreto per le contrazioni uterine, ma è anche fondamentale per altre attività benefiche del nostro corpo. E sotto l'aspetto cardiovascolare, l'ossitocina ha un effetto natriuretico, vasodilatante e ipocolesterolemizzante. L'ossitocina è prodotta anche da alcune cellule, come ho detto, del nostro cuore e viene secreta quando c'è uno stimolo esterno o un pensiero che induca benessere. Ad esempio, accarezzare il manto di un animale libera nel nostro organismo ossitocina. Avere un pensiero positivo libera nel nostro organismo ossitocina, e non solo di pertinenza del nostro cervello, ma anche, pensate un po' voi,
di pertinenza e di secrezione da parte delle cellule muscolari cardiache. Questa è una scoperta recente, incredibile, ed è proprio il caso di dire che una carezza scalda il cuore. Queste sono solo alcune azioni da fare per garantirsi, per fare tutto il possibile, per garantirsi una longevità cardio-cerebro-vascolare.